E ciao raga, benvenuti o bentornati nel canale in questo nuovo video che inizia con la mia colazione. Avevo una fame da lupi, raga, e sono andata con yogurt e cioccolato. Allora, raga, sono praticamente le 10 meno un quarto. Ho accompagnato già a mio figlio a scuola. Mi tolgo un po' la sciarpa. E dato che stamattina non ho fatto colazione, la sto facendo ora. Mi sono presa uno yogurt e mi metto questo pezzettino di cioccolato fondente dentro. E niente, ieri praticamente siamo stati un po' in giro, siamo andati al centro commerciale e ho comprato altre cose per gli addobbi. Per praticamente l'albero di Natale, le palline, qualcosa così. Ho pensato che di farvele vedere, insomma. E poi ci mettiamo un pochettino all'opera perché ho un po' di cose da fare anche oggi. In casa c'è sempre da fare, assurdo. E lo yogurt a banana col cioccolato, raga, viene buonissimo. Dovete assaggiarlo. Quindi niente, mi gusto il mio yogurt. Ci vediamo dopo. Allora, raga, ho notato che questa volta lo shampoo mi è venuto bene, infatti i capelli stanno bene. Ultimamente non li sapevo più gestire, vi giuro. E vabbè. Bando alle ciance, io voglio far vedere un pochino quello che ho preso ieri. Non lo so quanto vi possa interessare perché ho visto che l'ultimo video, diciamo, l'avete un pochino snobbato. Non tutti l'hanno visto, ci sono state poche visualizzazioni, però dato che c'è qualcuno a cui interessa, comunque lo mostro. Allora, ho preso queste palline, diciamo, a forma di cuore e le ho prese sia con il dorato che con il rosso. Come vi ho detto, a me piace mixare, quindi i colori saranno oro, rosso, bianco, perché comunque l'albero è nevato, però comunque diciamo tutte mischiate, non tutte uguali. Poi ho preso questo qui che secondo me è molto molto carino, ho trovato tutto in offerta perché praticamente sono le palline dell'anno scorso che quest'anno hanno avuto diciamo un ribasso sui prezzi, le hanno messe in offerta e questa scatola che si presenta così, già la scatola mi piace molto perché secondo me si può riutilizzare anche per fare un centrotavola, non lo so, qualcosa, e dentro sono, non mi ricordo quante palline sono. Vabbè, comunque sono 2, 4, 6, 6, sono 14 palline e sono 7 palline così e 7 così. Vabbè, sono quasi uguali, solo che questa è liscia e questa diciamo è tipo tutta glitterata. E queste mi piacciono un sacco. Poi ho preso sempre da mettere sull'albero questi tre Babbo Natali, mi piacevano tanto. Poi ho preso questo pacco di fazzolettini, che questo praticamente appena faccio l'albero li voglio iniziare ad utilizzare tutte le sere, cioè ho sempre a pranzo per mangiare, perché così già sì, anche a tavola si respira l'aria natalizia. Poi qui non c'è più niente, c'è lo scontrino. Di qui invece niente, non c'è più niente di Natale, è finito perché poi ho preso questo qui che praticamente vabbè, poi c'è un articolo decorativo, ma faccio vedere quello che si mette vicino al termosifone con l'acqua dentro, non so come si chiama, mi sfugge ora, mi piaceva, mi serviva e l'ho preso. Qui per il soggiorno, secondo me ci sta bene, viene fatto con la foglia. E vabbè, poi ho preso dei calzini per Gabriele, vabbè, dei calzini un po' più invernali che c'erano in offerta, ogni paia 1 euro,
vedete, sono belli caldi e vabbè, ho preso questi lì. E quindi niente, raga, questo è quello che ho preso ieri, ve lo volevo far vedere perché c'è sempre qualcuno interessata, qualcuno no e qualcuno sì. E ora mi metto all'opera. Ed eccoci qua, raga. Allora, la prima cosa che vado a fare è aprirmi tutti i calzini che ho comprato a Gabriele. Ci tolgo le etichette, vado con le forbici a togliere, diciamo, quel filo che li lega perché voglio lavarli tutti. Io ho questa abitudine che quando faccio nuovi acquisti lavo sempre prima di indossare o fare indossare perché non lo so, ho il terrore che magari l'hanno potuto buttare non so dove e quindi mi dà fastidio, insomma. E vado a prepararmi la lavatrice scura che in realtà non vado a fare oggi, ma vado a fare domani. E raga, guardate quanto è bello questo cappottino, me l'hanno regalato diciamo una zia di Gianluca che non lo indossava più. Però l'ho accettato molto volentieri perché, come avete visto, è come nuovo. E raga, le cose vado a metterle già in lavatrice, così domani, perché non andrò a farla oggi, ve l'ho detto, ma andrò a farla domani mattina presto, devo solo, metterla in funzione. E quindi già mi metto tutto nella lavatrice, me la preparo come se la dovessi fare, però non la metto in funzione. Metto anche sulle macchie tutte lo smacchiatore e niente, lascio un po' socchiuso la porta dell'oblò, diciamo, e lascio così. Un'altra cosa che vado a fare stamattina, raga, mi vado a, come vedete, a togliere tutti i panni che ho sugli stendini perché per asciugare i panni ho praticamente adottato questo metodo che è quello di stenderli fuori la mattina e dato che in estate subito si asciugano, ma in inverno non si asciugano, diciamo, in 2-3 ore, anche 3-4, e quindi alla sera verso le 6 me li entro e li vado a mettere sugli stendini in modo che si finiscono di asciugare all'interno. Perché comunque qualcuno è bagnato, qualcuno è umido e quindi, come diceva mia mamma, prendono il calore della casa e si finiscono di asciugare. Al mattino io praticamente li trovo asciutti. Non è proprio l'ideale comunque tenere gli stendini in casa, sono un po' fastidiosi, sono un po' ingombranti, però raga, che dobbiamo fare? Comunque mi sto trovando bene così per il momento in inverno. Così farò e mi vado ora a piegare tutte le cose. Vedete, io le asciugamani le arrotolo così, mi vado a piegare le cose e mi vado a piegare anche le cose che devo stirare. Mi vado a togliere tutti i calzini dallo stendino, questo qui piccolino. Io mi diverto un sacco quando devo togliere le mutandine e i calzini. Guardate come faccio. E mi vado a piegare anche mutandine e calzini. E come vi dicevo, le cose che devo stirare le vado comunque a piegare e me le vedete tipo questa magliettina e dopo vi faccio vedere dove me le vado a sistemare. Ecco qui tutto piegato, ora devo solo posare e le cose che devo stirare invece me le vado a mettere dentro a questo puff che comprai appositamente. Allora, ho svuotato la lavastoviglie, e vi volevo far vedere delle tazze che ho acquistato perché praticamente non ne ho tante, ne ho solo due, più due natalizie. Ovviamente non facendo la lavastoviglie tutti i giorni, a volte rimanevo senza tazze e quindi ne ho comprate due. Mi piacciono tantissimo, me le volevo far vedere. Guardate come sono belle. Qua c'è scritto ama te stesso, love yourself, e poi sono di questo colore beigiolino e rosa, io tutto rosa, già sapete, e quest'altra che invece c'è scritto you are beautiful, tu sei bellissima.
E con questi pois sempre con gli stessi colori beige e rosa antico. E niente, secondo me di prima mattina o poi con queste frasi su sono una botta di autostima, raga. E niente, le adoro già. E passiamo ora, raga, agli addobbi autunnali. Avete visto nello scorso video che mi andai a togliere già queste zucchette di mezzo da sopra all'altro mobile e ora vado a, diciamo, a smontare anche il centro tavola. Vado a togliermi la zucca, questo fiorellino arancione, le candele, queste qui con il bordeaux. E nel frangente mi vado a lavare a mano un attimino questa camicetta perché voglio mettergliela domenica a Gabriele e il colletto praticamente del giubbino che non ho voluto mettere nella lavatrice perché diciamo è un po' più delicato e quindi secondo me va lavato a mano e quindi niente, con un po' di sapone in polvere gli do giusto una sciacquatina veloce. E poi mi vado a dedicare, diciamo, al mobile contenitore, questo qui che ho in bagno, non so se ve lo ricordate, che ve l'ho fatto vedere. Lo vado a pulire un pochino all'interno. Diciamo velocemente ci buttai un pochino queste cose, però non gli ho mai dato una pulita approfondita e quindi oggi ho deciso di andare un po' con acqua e candeggina, come avete visto, con un panno. Mi vado a togliere tutta la polvere e tutto lo sporco. Il pittore, i pittori, anzi, quelli che hanno pitturato a casa mia, sono stati dei maledetti. Diciamo così perché si sono dimenticati di dare una tinteggiata anche lì ed io a dire il vero non me ne sono neanche resa conto per dirglielo subito, ma me ne sono accorta dopo, per cui è rimasto, diciamo, il muro sporco. E raga, mi vado a pulire anche questa scatola perché ho deciso che tutte le cose autunnali, tutte le decorazioni voglio andarmele a sistemare in questa scatoletta, appunto, così che l'anno prossimo, quando mi servono, già ho tutto bello e sistemato. Devo dire che questo spazio è veramente comodo perché vi farò vedere, ma è veramente molto capiente, ci entrano tantissime cose e qui poi metterò anche gli addobbi natalizi quando finirà il Natale, vabbè, non è neanche iniziato, già lo vogliamo far finire, però sì, quando sarà finito, diciamo, metterò qui anche gli addobbi natalizi e ci entra davvero tanta roba, raga. Quindi, come avete visto, me lo sono andata a pulire fuori e dentro. Ora sto pulendo le porte che quando pulì il bagno non avevo lo scaletto e quindi non sono potuta arrivare fin là. Su e c'erano ancora, diciamo, degli schizzi di pittura e quindi sono andata a pulire anche lì e guardate l'acqua quanto è sporca. Mi poso lo scaletto, raga, e vado con la mia favolosa Tinico. Piuttosto che passare l'aspirapolvere e poi lavare, vado direttamente con la Tinico, così che lavo e aspiro e faccio tutto molto velocemente. E vado a fare una passata anche nella cameretta molto molto velocemente, raga, come si dice a Napoli, avanti avanti e vedete senza neanche spostare praticamente i giocattoli, niente proprio, però invece di passare l'aspirapolvere veloce ho passato la Tinico e sono felice. Vado anche in camera da letto con lo stesso criterio, molto velocemente perché comunque mi sono dedicata ad altre cose e mi vado a sistemare un pochino nel soggiorno, come vedete, vado a mettere a posto il divano
Questo è un divano di Ikea, raga, è bellissimo perché ha le tre chaise longue, come avete visto ora ne ho chiusa una, ma si aprono tutte e tre, quindi se ci sono tre persone sedute sul divano, tutte e tre possono stendersi e ovviamente diventa anche divano letto all'occorrenza, e vado a passare la Tineco anche qui molto velocemente in modo che aspiro e lavo. Vado poi in cucina. Un'altra cosa che oggi faccio è pulire un pochino il vetro, questo qui della scarpira, raga. Poi mi hanno dato delle scarpette per Gabriele e volevo pulirle un pochino. Ma prima vado a pulire le pantofole, come sapete sono fissata. E dicevo, raga, mi hanno passato queste scarpe per Gabriele, una mia amica, perché al figlio non le vanno più. E raga, qua praticamente prendiamo tutto quello che ci danno, perché se le cose sono buone, peccato onestamente. I piedi dei bambini crescono velocemente. Come vedete, vi mostro che sono dell'Original Marines, quindi anche una buona marca. E niente, le vado giusto a pulire un pochino sopra, ma sono nuove, vi assicuro. Però prima di riporle a posto, diciamo, io volevo fare una passatina. E niente, raga, vado a passare la Tineco anche in questo piccolo spazio che mi è rimasto, dove stavo pulendo le scarpe. E poi diciamo che credo che per questa mattina ho finito. Allora, raga, per oggi va bene così. Vi volevo solo far vedere l'acquistino che ho fatto. L'ho anche messo qui vicino al termosifone. A me piace un sacco. E niente, io quindi spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. Vi mando un forte bacio come al solito e ci vediamo al prossimo video. Ciao, raga!